Ciao ragazzuoli, sono Broadquel e prima di iniziare col video vero e proprio alcuni annunci di servizio. Il primo è chiedo scusa se ci sono pochi video di recente, solo che non lo so, un po' la pigrizia, un po' ero giù di tono io, per cui scusatemi. Secondo, questo video sarà estremamente semplice, sono io che ciarlo con questo fermo immagine del poster, perché onestamente volevo buttare fuori le impressioni appena visto il trailer proprio a caldo, più il fatto che faccio schifo io con i computer, quindi prendere, tagliare pezzi di filmato e tutto non ne sono capace. Quindi accontentatevi e questo video sarà strettamente legato al trailer che è uscito quest'oggi. Se siete una di quelle persone che preferisce tenersi alla larga da questo genere di cose per riservarsi la sorpresa, per il futuro, allora perché avete cliccato? No, va bene, seriamente, sentitevi liberi di uscire perché letteralmente l'intero video sarà dedicato all'analisi del trailer e alle speculazioni su ciò che questo comporta. Un'ultima nota, molto 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 importante. Abbiamo aspettato letteralmente un'eternità, ok? Il film doveva essere rilasciato il maggio scorso, per poi essere mandato a novembre, per poi essere mandato a maggio, per poi essere anticipato a fine marzo. Il film si è rilasciato in contemporanea al cinema e su HBO Max. Il problema qual è? Che HBO Max in Europa non c'è, ok? Quindi la nostra unica possibilità per guardarli in maniera legale è al cinema. Quindi comportiamoci quanto meglio, perché se i cinema non riaprono, andare a fine marzo, la nostra prossima possibilità per vederlo è in DVD. E questo vuol dire una perdita di incassi per la Legendary. E se questo film non fa un'ottima performance, molto semplicemente il MonsterVerse muore qua. Se voi avete visto i primi film e se avete intenzione di vedere anche questo, mi viene da supporre che voi vogliate continuare a vedere tutto ciò. Quindi cerchiamo di guardare il tutto su piattaforme legali, di fare incassare la casa di produzione, così potremmo vedere altri dei nostri mostri preferiti in un futuro. Ok. Cominciamo. Il trailer mi ha mandato letteralmente in visibilio. È fantastico. Voglio fare un tanto di cappello agli sviluppatori perché davvero è per me questo trailer è la perfezione concettuale. Abbiamo tante immagini esaltanti, alcuni pezzi che ci rivelano alcuni dettagliucci della trama senza dirci però il tutto, non ci rivelano colpi di scena. Ok? E io penso che in un film di tensione come questo i colpi di scena siano molto importanti. Provate a immaginare già solo se foste andati a vedere Star Wars e parte del trailer era Darth Vader che faceva Luke, io sono tuo padre. Vaffancuore. Per me uno dei film più rovinati dal trailer è stato Dragon Trainer 2. Dragon Trainer 2 aveva due grandi colpi di scena. Uno dei due è stato sboiato completamente dal trailer, proprio in maniera assolutamente imbarazzante. Detto questo, questo trailer è fenomenale, dico sul serio, perché non ci rivela nulla di troppo, ci dà tanto sugo, tanta roba che proprio ci fa salivare, però non ci rivela troppo. Detto questo, partiamo con delle immagini inerenti a Kong in catene su una portaerei che viene trasportato per mare, quindi supponiamo che stia venendo portato via dall'isola del Teschio. Scopriamo che in un qualche modo sull'isola del Teschio Kong ha fatto amicizia con una bambina, verosimilmente un'orfanella, con cui ha questo forte legame empatico. La quasi adottata sembra quasi un legame di fratello maggiore e sorella minore, è davvero una cosa molto molto carina che oltre a
a darci un altro indizio sull'umanità di Kong, ci parla anche della crescita in taglia di Kong, perché sta bambina non è neanche grande quanto la sezione del suo dito. E questo è davvero ok. Ora lo accettiamo. Ha la taglia per essere una minaccia per Godzilla, perché senza questo incremento di taglia non c'era gara, proprio niente. Detto questo, intanto parlano del fatto che qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato profondamente perché Godzilla in qualche modo ha cominciato ad attaccare gli esseri umani. Detto questo, Godzilla emerge, attacca Kong e inizia lo scontro. Con la classica immagine che avevamo già visto tutti di Kong che dà un pugno a Godzilla, entrambi in piedi su questa portaerei che, maledizione, deve essere colossale. Detto questo, si va a scoprire una cosa molto molto interessante, quest'isola che in pratica ha dei pittogrammi apparentemente fatti dalla razza di Kong. Poi direttamente passiamo a Godzilla che attacca un'altra città e ci accennano a un conflitto preistorico, probabilmente fra la razza di Kong e quella di Godzilla, e finalmente vediamo Kong utilizzare l'ascia che c'è nei giocattoli, lanciandosi su Godzilla, assorbendo il respiro atomico con l'ascia. Ora, quali sono le implicazioni di questo trailer? Ci sono tante tante cose su cui ragionare, ma davvero un'esagerazione. Allora, partiamo da Kong, perché secondo me hanno dato molto sugo a Kong in questo trailer. Di nuovo, è capace di empatia con gli esseri umani. Vediamo crearsi un vero e proprio rapporto di fratellanza fra lui e una bambina, che è davvero importante. Sembra essere il primo titano che in modo cosciente crea un rapporto con un umano. Appunto, ricordiamocelo, se qualcuno di voi sta pensando di paragonarlo a come Mothra in stadio larvale si fosse avvicinata a Maisie nel film precedente, ricordiamocelo che in quel caso la larva era sotto gli effetti dell'orca, il meccanismo per influenzare, diciamo, il comportamento dei titani. Detto questo, la parte assolutamente più interessante per me è l'isola. Perché? È un'isola innanzitutto diversa dall'isola del Teschio. Vediamo una chiara struttura a terrazze che in tutta onestà sembra troppo perfetta per essere naturale. Su quest'isola probabilmente Kong trova l'ascia, ok? E quest'isola ha dei pittogrammi, ovvero sia i graffiti sulle pareti delle caverne utilizzate anche dagli uomini preistorici. Questo è importantissimo, perché allora, finora uno dei punti di vantaggio che tutti avevano attribuito a Kong era quanto potesse essere ingegnoso, il fatto che in battaglia contro Remorak, il Mega Skullcrawler, usasse l'elica del battello affondato, tutto questo, insomma, la capacità di utilizzare utensili che trovava in natura. Ok, è un segno di intelletto, ma questo è tutto un altro livello. Qui stiamo parlando di saltare dal livello intellettuale delle grandi scimmie al livello intellettuale dei primi esseri umani. È una cosa inverosimile. Quando parliamo di utensili creati dalle scimmie, non ce ne sono. I primati usano ciò che trovano, ma non costruiscono. Se andiamo a vedere in natura, per esempio, le scimmie più intelligenti, come scimpanzé e bonobo, usano degli stecchi che trovano, dei bastoncini, li infilano nei termitai e li sfilano per mangiare le termiti che si sono arrampicate sopra. Però è semplicemente una cosa che trovano. Qui scopriamo che
I membri della razza di Kong erano in grado di fabbricare utensili, che è incredibile come cosa, e avevano creato pittogrammi, il che, magari ci sto vedendo troppo io, non prendetela come garantito, potrebbe addirittura implicare spiritualità. Mi spiego. Quasi sempre, quando troviamo nelle caverne i pittogrammi creati dai nostri antenati, l'opinione generale, diciamo, l'ipotesi che va per la maggiore, è che i cavernicoli facessero questi pittogrammi con intenti, diciamo, scaramantici. In pratica propiziavano qualunque cosa venerassero dicendogli: io quest'oggi ho intenzione di catturare questo. Era quello lo scopo. E il fatto che quello che finora abbiamo creduto essere nulla più che una scimmia sia arrivata a quel livello è incredibile come cosa, ok? Porta la razza di Kong dall'idea di branco all'idea di civiltà. Che non serve neanche dirlo, è una cosa assolutamente incomparabile. Le due cose sono due livelli completamente differenti ed è, wow, cioè, è fenomenale. Poi non sappiamo se effettivamente lui abbia trovato lì l'ascia o lui l'abbia fabbricata. La probabilità che l'abbia semplicemente trovata viene perché dopo un solo scontro mi fa strano che Kong abbia già appreso che le creste dorsali di Godzilla sono praticamente dei catalizzatori per le radiazioni in corpo e che quindi sia in grado di assorbire quella che è la più grande minaccia, il respiro atomico, okay? Di cui abbiamo visto nel trailer Godzilla fa un uso assolutamente spietato perché distrugge una flotta fra respiri atomici e lo speronagli con le sue creste dorsali, che è una roba allucinante. Per cui non so se vogliono già dare a Kong il livello di intelletto da capire dopo una singola interazione o vogliono fare semplicemente che lo trova come una specie di reliquia. Lì staremo a vedere. Comunque sia, Kong è molto più intelligente di quello che credevamo. Passando a Godzilla, anche qui ci sono tante cose. Godzilla è incredibilmente più aggressivo. Ma perché lo fa? E io qui ho un'ipotesi. Ricordatevi, ed è un'ipotesi tutto maiuscolo, nel senso è solo una cosa che ho dedotto, diciamo io. Che Godzilla non è Godzilla. Mi spiego. So che è una frase insulsa, ma lasciatemi spiegare. Una trama che abbiamo già visto in passato, non in questa continuity, parlo della continuity originale dell'epoca Showa, in cui teniamo a mente Godzilla era un grosso bonaccione, era la trama dell'impostore. Nel primo Godzilla contro Mechagodzilla, improvvisamente il kaiju titolare comincia a portare devastazioni in ogni dove. La gente non capisce perché, fino a che quello che solitamente è l'alleato di Godzilla inspiegabilmente non si mette contro di lui, ovvero, e Anguirus lo affronta e si scopre che in realtà era Mechagodzilla con una sorta di pelle sintetica per mascherarlo e diciamo nascondere le proprie malefatte. Potrebbe essere la stessa cosa. Potrebbe essere che qualcuno sta cercando di mettere Godzilla contro Kong. Perché altro dovrei ritenere che non sia Godzilla? È un atteggiamento bizzarro quello che sta adottando. Se ci pensiamo, finora il MonsterVerse ce l'aveva presentato come un agente d'equilibrio. Ogni qualvolta una nuova minaccia rischiava di distruggere l'ecosistema, lui interveniva. E stiamo parlando di minacce superiori a quello che l'umanità con l'inquinamento e tutto il resto stava portando. Stiamo parlando dei muto che abbiamo visto potevano riprodursi a migliaia per volta,
e a quel punto lì estinguere ogni altra forma di vita sul pianeta. Parliamo di Ghidorah o Ghidorah, non esiste una pronuncia vera e propria, si usa con entrambi gli accenti, quindi passatemelo a prescindere da come lo pronuncio, per favore, che di nuovo avrebbe estinto la vita sul pianeta cercando di cambiare l'ecosistema a suo favore. Si parlava di altri titani che erano apparsi nei fumetti. Ed è una cosa davvero interessante, anche perché finora, in tutta onestà, i titani sembrano aver portato bene al pianeta, ok? Togliendo appunto i pochi casi menzionati, abbiamo visto che i titani agiscono in generale a favore di natura, a volte a scapito degli esseri umani, perché effettivamente gli umani non possono più tornare ad abitare, se non con sforzi inverosimili, nelle zone in cui hanno combattuto i titani. Abbiamo visto nei titoli di coda del Re dei Mostri, negli articoli di giornale che passavano, che anche solo l'esistenza dei titani ristabilisce l'ordine naturale. Dove passa Scilla si sono rigenerate le calotte polari, dove si sono scontrati Godzilla e Muto, la vegetazione è ricresciuta a dei livelli inverosimili reclamando la città. Cos'era? Dove è passato Behemoth, le razze animali sono diventate più fertili, per cui sono uscite dalla lista di quelle in via d'estinzione. Il letame dei titani è incredibilmente fertile, tutte queste storie. Ok? Stavolta Godzilla agisce in una maniera incredibilmente violenta contro una minaccia che finora non aveva ritenuto degna del proprio interesse. E la cosa è davvero strana. Ok? La cosa è bizzarra perché ha poco senso per come ce l'hanno presentato finora. A questo punto le ipotesi sono appunto che si tratti di un impostore o che qualcuno abbia ricreato la tecnologia orca e l'abbia sintonizzata su Godzilla. Non so quanto questo sia possibile, ma visto che la linea di giocattoli ci ha già spoilerato che Mechagodzilla sarà nel film, ritengo verosimile che si tratti appunto dell'impostore che qualcuno ha creato per mettere i due titani l'uno contro l'altro. Ora, perché creare un letterale scontro fra titani sapendo che i danni che porteranno alla civiltà saranno incommensurabili? Ora, sappiamo che nel film sarà coinvolta un gruppo segreto chiamato Apex, che sarà in diretta opposizione a Monarch. Sappiamo che Monarch, cerca di studiare i titani e una coabitazione pacifica con questi. Apex invece vede i titani come una minaccia alla supremazia umana sul pianeta e vorrebbe o trovare il modo di controllarli o meglio ancora estinguerli. Verosimilmente parlando, ora come ora, l'umanità non ha i mezzi per affrontare anche solo un titano. Okay? Prendiamo anche solo una letterale montagna vivente come Matusela. Okay? Non esiste che un arsenale in grado di spianare una montagna del genere. Perché appunto questa è una montagna che può reagire agli attacchi, quindi sai com'è. Dopo magari il primo bombardamento, questo si gira e ti tira una sberla con un braccio che immagino che già solo lo spostamento d'aria potrebbe spazzare via una piccola città. Quindi andiamo con calma. Probabilmente Apex vuole provocare un'escalation negli scontri dei vari titani in modo tale che il danno riportato dagli esseri umani sia tale che le nazioni del mondo si uniscano contro questo ipotetico avversario comune, creando un arsenale comune con una tale potenza da poter finalmente schiacciare queste creature. Ora, questo ovviamente sappiamo tutti che sono intenti assolutamente nefasti, come d'altronde erano quelli di Giona, il Re dei Mostri, però
e bisogna vederla la riuscita. Fino a poco tempo fa vi avrei detto, si arriverà sicuramente all'alleanza dei due kaiju titolari e sopravviveranno entrambi. Ora, ci ho ripensato per un motivo molto semplice. Questo non è un film Disney, ok? Detta brutale. Nei film Disney ci sono due tipi di persone che muoiono. I cattivi e le mamme. Scusatemi, ma lo sappiamo tutti, è la verità. Possiamo chiedere ad Anna ed Elsa, possiamo chiedere a Bambi, possiamo chiedere a Tarzan, possiamo chiedere a chi vogliamo, le mamme nella Disney muoiono. Ok? Ora, questo non è un film Disney e c'è effettivamente il rischio che uno dei due muoia, uno dei due soccomba. E la mia ipotesi è che a morire sarà Kong. Perché sto dicendo questo? Allora, non è solo perché io sono Team Godzilla fino alla morte. Il fatto è che se guardiamo le possibilità di sviluppo nel caso che il MonsterVerse continui, Godzilla è infinitamente più prolifico. Se andiamo a vedere la storia cinematografica di Kong, abbiamo all'attivo 4 reboot. Cinque, diciamo, se contiamo quello giapponese, ma quello giapponese era più una continuazione dell'originale, quindi diciamo 4, ok? Il classico, quello degli anni 70, se non ricordo male, era degli anni 70 almeno, quello di Peter Jackson e quello attuale. In totale, Kong come avversari, onestamente, li possiamo contare praticamente sulle dita di una mano. Ha avuto il Gorosauro, il Mechanikong, ha avuto gli Skullcrawlers e la Piovra Gigante. Bene o male, se contiamo anche i fumetti che dovremmo contare, c'è anche Kamazotz, il pipistrello. E basta. Se ci mettessimo a fare una lista degli avversari che ha avuto Godzilla, ci stiamo per ore ed ore. Nei corsi delle sue varie incarnazioni, davvero ne ha avuti di tutte le forme, colori e dimensioni. Quindi, andiamoci conto, l'universo cinematografico legato a Godzilla è infinitamente più prolifico, ok? Detto questo, appunto, secondo me Godzilla sopravviverà lasciando le porte aperte a una continuazione del MonsterVerse. Volevo tornare un attimo di nuovo sul motivo per cui non credo che Godzilla sia il vero e proprio Godzilla. Se andiamo a vedere le immagini della battaglia sulla portaerei, sembra che a Godzilla manchi una delle placche dorsali sopra le spalle. La gente dice che potrebbe essere quella che usa Kong. O, essendo così presto nel film, perché quello probabilmente sarà il primo incontro fra i due, che sia una ferita rimasta dallo scontro contro Ghidorah. Lo ritengo molto molto improbabile. Ve lo spiego. Esistono appunto i fumetti inerenti a questo universo cinematografico. In Italia non sono stati ancora pubblicati, al momento stiamo trattando l'epoca Heisei, speriamo per il futuro. Allora, il fatto è che Godzilla ha immense capacità rigenerative, comprese quelle che riguardano le creste dorsali. In un fumetto ambientato immediatamente dopo il primo film, quello del 2014, Godzilla affronta Muto Prime, ovvero sia quello che a tuttora è il membro più massiccio della specie. E sì, sto contando anche il muto gigantesco che abbiamo visto alla fine del Re dei Mostri inchinarsi davanti a Godzilla. Nell'affrontare Muto Prime distrugge le spine dorsali di Godzilla. All'inizio del Re dei Mostri, Godzilla le ha completamente rigenerate e questo è il motivo per cui avevano una forma differente.
Per cui, a meno che Godzilla contro Kong non sia ambientato 5 giorni dopo lo scontro con Ghidorah, cosa che ritrovo altamente improbabile, Godzilla dovrebbe aver già rigenerato completamente le ferite, magari dimostra ancora qualche cicatrice, ma nulla di granché, forse qualche graffio. E questo fa strano. Non esiste, cioè, anche nel corpo umano non esiste una rigenerazione, diciamo, indirizzata. Non è che se ho un taglio sulla guancia e uno su un dito, guarisce solo quello sul dito e non quello sulla guancia. Quindi non è che le ferite di Godzilla sarebbero guarite tutte meno la cresta spezzata. Quindi secondo me c'è qualcosa sotto. Detto questo. Direi di passare agli altri due titani che ci sono stati accennati nel trailer. Entrambi riguardano Kong. Prima vediamo queste specie di grossi pipistrelli volteggiare attorno a Kong. Andando in scala, sembra che come proporzioni rispetto a Kong siano simili ai pipistrelli del King Kong di Peter Jackson, ok? Che cosa sono? Probabilmente questi sono dei Kamazots. Ritengo questo molto molto probabile e molto interessante perché finalmente questo creerebbe un legame fra i film e i fumetti, portando finalmente la gente a leggere appunto i fumetti, perché ricordiamoci, questi fumetti sono canon. Vuol dire che sono a tutti gli effetti parte integrante di questo universo narrativo. L'universo cinematografico non esiste senza questi fumetti non esistono senza questo universo cinematografico. E queste storie ci introducono nuovi titani, fra questi appunto Kamazotz, un mostruoso gigantesco pipistrello che oltre a esserci il titano principale, ha tanti piccoli di dimensioni minori. Questi sembrano essere dei piccoli di Kamazotz. L'altro titano che vediamo, altri, perché ne vediamo due esemplari cercare di affrontare Kong e venire assolutamente distrutti, sono i Warbat o Nezuki come erano chiamati in precedenza. Questa creatura c'era stata anticipata dalla serie di giocattoli. È una specie di serpente alato che Kong sembra afferrare per le code e giocarci a giro tondo. Ora, questo è molto interessante anche perché ci apre le porte all'esplorazione della Terra Cava. Confezionato insieme al Warbat, ok, c'era il giocattolo, c'è, visto che comunque dobbiamo ancora vederlo, almeno qua in Italia, c'è il giocattolo di un veicolo fatto apposta per esplorare la Terra Cava. Questo lo trovo molto interessante. Non so quanto andremo a esplorare la Terra Cava in questo film. Magari saranno anche solo dei brevi accenni, però lo ritengo molto molto interessante come spunto, anche perché la Terra Cava comunque ospita diversi dei titani che abbiamo già visto. E finora all'effettivo nei film abbiamo visto della Terra Cava solo il nascondiglio di Godzilla, che sappiamo non esistere più, dopo che il dottor Serizawa ha detonato l'ordigno nucleare per supercaricarlo. Nella Terra Cava esistono tra gli altri gli Skullcrawler e vi vorrei ricordare che nella serie di giocattoli c'è uno Skullcrawler dal dorso rosso. Quelli che abbiamo visto finora avevano il dorso bianco. Okay. Quindi potremmo rivederli, cosa che io spero tantissimo perché io adoro il design di quel mostro. E apre le porte a diverse cose nel futuro, anche perché l'ingerenza umana sui titani, se la serie continuerà, diventerà sempre più importante. Vi vorrei indirizzare di nuovo agli articoli che scorrevano durante i titoli di coda di Il Re dei Mostri. In essi, scusatemi, plurale.
Si faceva riferimento a un tornare a esplorare la terra cava, a dei terremoti attorno all'isola del Teschio, cosa che potrebbero appunto aver causato la fuoriuscita dei Kamazots, e alla creazione di titani meccanici, di nuovo Mechagodzilla. Ma non si fermava qui! Perché parlava anche di Monarch che cercava di creare dei titani biologici. E questo apre le porte alla mia beniamina, Biollante, che io spero tantissimo di vedere in futuro. Per cui, per favore, facciamo andare bene sto film. Insomma, di premesse ce ne sono veramente, veramente tante. Io penso che questo universo cinematografico stia diventando sempre più spettacolare e sempre più intrigante. Come ho già detto, questo trailer ha messo davvero, davvero tanta carne al fuoco. Ci sono tanti spunti interessanti su cui noi altri possiamo metterci a speculare come degli idioti, perché proprio è tutto quello che potremmo fare fino a fine marzo, tragicamente. Appunto, il livello di sviluppo che aveva la razza di Kong, il motivo dell'aggressività di Godzilla, il punto in cui interverrà Mechagodzilla, quali altri titani potremmo rivedere, se nascerà una sorta di rivalità tribale fra i titani mammiferi e quelli rettili, tante cose, tante tante cose, come influirà questa bambina sulla trama, come influirà Maisie, giusto, mi sono scordato di dire, riappare Maisie, la ragazzina della Re dei Mostri c'è ancora e ha un ruolo attivo, non è solo un cameo. Per cui non sarà un titolo molto a sé stante, ci saranno effettivi collegamenti con i capitoli precedenti. Davvero, la cosa è per me incredibilmente affascinante. Detto questo, non so cos'altro dirvi, sinceramente sto andando a ruota libera perché sto trailer mi ha mandato assolutamente su di giri. E io non posso fare altro che invitarvi di nuovo a rispettare le procedure Covid, perché se non riaprono i cinema non potremo vedere all'uscita questo film. Oltre che ovviamente per i motivi ovvi di non far diffondere una pandemia più del dovuto e provare a tornare a una vita normale, ovviamente, ma quello va da sé. Vi invito al momento dell'uscita non vedere il film per vie illegali. Se vogliamo che il MonsterVerse continui, il film ha bisogno di fare incassi. Godzilla contro Kong è il punto cardine del MonsterVerse. Se questo film ha successo, vedremo altri film. Se no, finisce tutto qua. Ed è una possibilità che io non voglio nemmeno, nemmeno considerare. Detto questo, vi inviterei a condividere con me i vostri pensieri, di andare a vedere il trailer per conto vostro, dirmi quello che secondo voi mi sono perso, okay? Dirmi cosa ne pensate, in che team siete, di nuovo io sono sfacciatamente team Godzilla, dirmi se secondo voi le mie ipotesi hanno una base valida oppure no. Dirmi ovviamente se avete voi delle vostre ipotesi e in generale quello che ne pensate, se come me siete rimasti entusiasmati anche dalla costruzione del trailer, se ci sono cose che avreste fatto diversamente e via così. Per resto, commentate, vi invito a mettere mi piace, se vi piace davvero tanto mettetelo fra i preferiti, anche se dubito che ci sia granché di spettacolare sto video in tutto resta. Se ritenete le mie considerazioni interessanti e che possano piacere a qualcuno che conoscete, condividete il video
sottoscrivete al canale e accendete la campanella per le notifiche e state attenti che sia su tutte le notifiche, perché se no non vi segnala assolutamente niente. Ci sono un sacco di canali a cui tenevo, di cui mi sono perso decine di video, perché quando c'è stato tutto il subbuglio di YouTube con le notifiche, un sacco me li aveva passati in notifiche personalizzate. Ok, direi di aver detto tutto. Signori, aspettiamo fine marzo, comportiamoci bene e detto questo, ragazzuoli, ci si vede. E Team Godzilla.